Dio ti ama, gli interessi personalmente, continuamente, appassionatamente, prova la tua gioia in te. Gli sei necessario, il tuo cuore lo rallegra, la tua indifferenza lo stupisce, la tua amarezza lo strazia. Vuole con te una relazione continua. Se non credi a questo, se non ti senti sollevato da questa certezza, significa che non hai capito che Dio è Padre. Da Dio aspettiamo prove della sua esistenza, lui invece ci dà continue prove del suo amore. La conoscenza di Dio senza la conoscenza della propria miseria genera l'orgoglio. La conoscenza della propria miseria senza quella di Dio genera la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo sta tra i due estremi, perché in essa troviamo Dio e la nostra miseria. Se Dio mi ha tratto dal nulla, è segno che Egli è stato attratto dal nulla per avermi. Dunque, più sono nulla e più mi nascondo nel nulla, più Egli mi cerca e mi infonde se stesso.